Buongiorno bellezze, oggi vi mostro come ho realizzato la mia micro pettura dedicata alle maschere di carnevale. Dito medio realizzo un beige non troppo scuro, con il pennello liner comincio a dare la forma a quello che sarà il nostro lecchino, partendo sempre prima dalla testa, allargandomi per le spalle e creando busto e gambe. Pensate sempre a un corpo come un insieme di geometrie. La stessa cosa la faccio sul lato opposto, creando la sagoma di colombina, quindi tondino per la testa, creiamo il busto e ci allarghiamo per creare il gonnellone. Successivamente creiamo le braccia e la base dell'unghia con un mix di marrone molto scuro e una puntina piccolissima di bianco. Andiamo all'indice, sull'indice creiamo una prima figura di una prima maschera un pochino più grande, le altre due saranno in prospettiva. Stessa tecnica, tondo, spalle, busto, scendo per il punto vita e mi allargo per i vestiti. Vicino realizziamo la seconda figura, sembra un po' troncata a metà, e vicino alla seconda una terza, un pochino più piccoline. Diluiamo molto bene il nero e con lo striping creiamo la testata delle nostre sedie. Realizziamo altre due figure sull'anulare, partendo appunto da quella un pochino più a sinistra, sempre con la stessa tecnica, e ne realizziamo un'altra sulla destra. Sul mignolo diamo la forma di una maschera, lasciata un pochino a metà, adesso vi faccio vedere meglio, colorando lo sfondo con il nero, ed ecco qua la sagoma della nostra maschera. Passo al pollice, creiamo due mascherine molto stilizzate con un acrilico viola, diluiamo molto molto bene il colore con lo striping, facciamo le stelle filanti, queste striscine ondulate. Con l'acrilico bianco cominciamo a dare il colore ad alcuni dettagli su tutte le nostre maschere, quindi dettagli che possono essere la maschera in sé, il volto o i vestiti. Coloriamo Arlecchino, quindi facciamo dei puntini di colori che ci piacciono di più e delineiamo queste macchie di colore con l'acrilico bianco, nero per la maschera, le scarpe e il puntino nero sul cappellino. Coloriamo il vestino di colombina con il rosso e l'azzurro e quello delle altre maschere. Partiamo prima da una base molto più scura e poi aggiungiamo il bianco per i punti luce, come vedete in foto. Facciamo la stessa cosa con le ultime due maschere sull'anulare, quindi partendo prima da un colore più scuro e poi picchiettando con il colore più chiaro. Questa è la visione d'insieme. Realizziamo gli occhietti delle maschere sui pollici con il bianco, stendo una passata di top coat effetto long lasting su tutte le unghie e questo è il risultato finale. Io spero che vi piaccia tantissimo, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!